a Ring speciale elettorale in studio con noi, oltre al nostro Bernardo Gulotta. Buonasera Bernardo, ancora Buonasera a insieme tutti. in questa nostra lunga diretta Concludiamo questa giornata con concludiamo gli ultimi degnamente. commenti. Esatto, gli ultimi commenti sulle elezioni comunali, dopo aver parlato un po' per tutto il pomeriggio anche del risultato, poi del referendum, ne parleremo anche con gli ospiti in studio e in collegamento con noi. Allora, cominciamo da quelli in studio, Luca Salvati del Partito Democratico, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È bello vederla a condurre A Ring condurre e non sempre il Ring e non solito solo Bull. sveglia. No, io è solito a Ring, non sono proprio parole che vanno No, bene assieme. Di solito esatto. c'è Avarino oppure c'è Stabile. Esatto. E poi abbiamo anche Mirko Martini di Noi con l'Italia, Buonasera a grazie di tutti, è un essere qui. piacere essere qui. E sono collegati con noi attraverso Skype, vediamo subito l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Un saluto agli ospiti in studio e al professor Onsel. E anche appunto il professor Furio Onsel, consigliere regionale di Open FVG. Buonasera anche a lei. Buonasera a lei, ai telespettatori, all'assessore e agli ospiti. Grazie di essere qui per commentare insieme la giornata elettorale. Abbiamo cominciato presto anche noi oggi a commentare i risultati, a cominciare dall'affluenza piuttosto scarsa per quanto riguarda soprattutto i referendum. Poi abbiamo seguito le vicende, insomma, dei vari comuni, quelli a noi più vicini. Ci siamo occupati in primis di Duino Aurisina, dove ha vinto Igor Gabrovets. Adesso chiederò subito un giro di commenti, poi faremo anche vedere le feste che hanno fatto i sindaci già eletti e sentiremo le interviste. Poi abbiamo seguito anche Monfalcone, questa vittoria, il primo turno di Anna Maria Cisinte, invece primo turno pur essendo Monfalcone una città piuttosto grande, quindi nonostante ci fosse la possibilità di un eventuale ballottaggio. E poi invece il ballottaggio verso il quale va Gorizia, ora altre 2 settimane di campagna elettorale per decidere chi tra Rodolfo Ziberna e Laura Fasiolo sarà il nuovo sindaco di Gorizia. Allora, cominciamo subito con un commento, diciamo così, generale. Sentiamo subito, partiamo da Salvati, da questa vittoria del centro-sinistra di Igor Gabrovets a Duino Aurisina. Beh, Gabrovets era il miglior candidato in assoluto che potevamo mettere in campo, non propriamente delle file PD, ma questo ha dimostrato ancora una volta di più che quando si va uniti, anche se il candidato non è quello che per forza del partito maggioritario, sì, si può vincere e così abbiamo fatto, riconquistando Duino Aurisina dopo diversi mandati, anche perché prima sindaco Pallotta, se non sbaglio, c'erano stati i 2 mandati del sindaco Ret, quindi centrodestra. Non può che essere un ottimo risultato e quindi siamo felicissimi. Per noi è una gestione a livello provinciale da parte della segreteria veramente importante, proprio perché è riuscita a mettere insieme le varie anime che costituiscono il centro-sinistra Duino Aurisina. Martini, qual è il risultato che la sorpresa di più e quale Beh, di invece? certo quello che traspare a Duino Aurisina è quando il centrodestra si divide, quando il centrodestra è spaccato al suo interno, perde. È normale, perché non ha perso Daniela Pallotta o il suo buon governo, ha perso la divisione che c'era all'interno della maggioranza. E quindi presentandoci ai cittadini, anche se uniti sempre con frizioni e quant'altro, i cittadini hanno risposto e hanno detto, sebbene la Pallotta, perché non è che la Pallotta abbia perso per 30-70, 118 volte. esatto, per un piccolissimo quantitativo di voti, vai lì, ti presenti agli elettori. Gli elettori dicono: no, non ci piace la spaccatura che avete voi all'interno e la paghi. Il dato, ovviamente, quello di Noi con l'Italia è interessante perché un partito che a livello nazionale viene dato in realtà basso si va a vedere e io vedo un 5,64% a Duino Aurisina, sebbene si
si perda. Quindi questo può, io ringrazio il buon lavoro dei candidati sul territorio e noi con l'Italia lì, noi con Duino Risina, aveva presentato tutti i neofiti della politica, gente che non faceva politica. Quello che auspico è che il centrodestra vada sempre più unito, sempre con programmi più seri e che quindi i cittadini vedano una coalizione unita che si presenta alle elezioni. Però io, Martini, le voglio domandare, e poi giro la stessa domanda anche all'assessore Roberti: il cittadino percepisce la spaccatura del centrodestra, cioè caso Romita, problemi anche con quel posto dell'assessore Banco, eccetera? Cioè, il cittadino valuta che c'è una frizione interna alla coalizione, oppure se è convinto del suo voto comunque dà fiducia? È palese. Perché sembra quasi più una frizione degli addetti ai lavori, capisce? Questo intendo dire. In realtà sempre traspare ovunque, in qualsiasi città dove il centrodestra si presenta spaccato o con spaccature, ha problemi. E qui si è dimostrato, il cittadino percepisce tutto quello che facciamo in consiglio. Secondo me, portando un esempio di quello che è l'unione del Consiglio Comunale di Trieste per quanto riguarda il bilancio, che abbiamo collaborato bene anche con le opposizioni, il cittadino lo percepisce sempre quello che succede all'interno della politica. Però è talmente pressante questo sentimento di spaccatura da non votare, diciamo, un senso di appartenenza. Cioè, se io sono un elettore di Fratelli d'Italia, faccio un esempio a caso ovviamente, e vedo che fra Pallotta e alcuni della sua giunta non vanno d'accordo, non è che io vado a votare il Partito Democratico, cioè non è che io cambio la mia idea di voto. Non voto. Adesso Salvati, facili battute. Cioè non è che, quindi lei dice non voto direttamente. Come sono andati a votare? Quindi la sconfitta è data dai tanti che non hanno votato. Il 12 giugno, in una giornata di sole, quindi la voglia di non votare c'è. E questo ha favorito sicuramente, cioè, perché non era una spaccatura tipicamente politica interna che solo gli addetti ai lavori sapevano, era una spaccatura palese e pubblica. No, certo, quello fosse, sì. Ha influito tantissimo. Mi interessa sentire l'opinione del segretario provinciale della Lega, in queste vesti. Allora, non lo sentiamo. Non lo sentiamo, Roberti, forse ha l'audio staccato o no? No. In questo momento non riusciamo a sentirlo. Aspetti, riprovi. Riproviamoci. Mi sentite sì, ora? Adesso sì. Ecco, sì. Poi riproviamo anche con Onsel perché non sappiamo se... L'audio aperto. Okay. Ok. Allora, intanto vi do la notizia dell'ultimo minuto, perché non so se l'avevate già data voi. Sono arrivate le ultime sezioni anche dal comune di Lignano Sabbiadoro, che è comunque un comune importante della regione, con la vittoria del centrodestra con Laura Giorgi. Mi pare 20 voti di differenza addirittura. Sono sì, una trentina di voti di differenza. 20 voti, no? 20. 20 voti, sì, l'avevo 20 visto un attimo differenza. Fa. Sì. Però è anche Eccola un altro qui. Comune che cambia colore. Sì. Detto questo, arrivando alla domanda di Bernardo Gullotta, posto che Salvati si sbaglia, prima di Daniela Pallotta c'è stato un quinquennio Cucania. Con il centro-sinistra, Cucania. Con sindaco Cucania, prima ancora altri 10 anni con sindaco Rett. Stiamo parlando di un comune che è tradizionalmente diviso per colore politico, per comunità linguistica, per tutta una serie di fattori in diverse frazioni. E sappiamo che quello è uno di quei comuni dove si vince e si perde per un paio di voti, per poche manciate di voti e a seconda di come si spostano gli equilibri. Certo, può aver influito anche l'astensione, può aver influito anche sicuramente qualche attrito che purtroppo è emerso sui giornali proprio in campagna elettorale. Però ricordiamoci anche che quando la Daniela Pallotta ha vinto 5 anni fa c'era un centrosinistra diviso, che questa volta non c'era, e oltretutto in quel centrosinistra diviso c'era anche un Movimento 5 Stelle che correva per i fatti suoi, questa volta non ha presentato nemmeno il simbolo ed è confluito tutto in quella maggioranza. Io penso che sia l'errore proprio commentare un singolo comune, già le tornate amministrative fanno storia a parte di per sé. Poi se parliamo di grandi comuni sicuramente possiamo fare delle analisi anche più politiche, quando parliamo di comuni più piccoli, e questa è una tornata di piccoli comuni, ce ne sono pochi di grandi,
o si guarda nel complesso, altrimenti fare un'analisi sul singolo territorio risulta molto difficile, può sviare sicuramente l'attenzione da quelli che possono essere le reali cause che non siano di carattere puramente locale, perché altrimenti non si spiegherebbe come tanti altri piccoli comuni, dove pure ci sono state anche divisioni, penso addirittura con candidati, con più candidati dell'area del centrodestra, penso al comune di Prata di Pordenone, che è un comune più o meno della stessa dimensione del comune di Una Risina, che corre con due candidati, vince il candidato della Lega, il secondo candidato addirittura di Fratelli d'Italia, e appena il terzo è quello del PD. Dobbiamo prenderci caso per caso. Poi sicuramente in comuni piccoli così anche la singola polemica che esce sul giornale, soprattutto se sono comuni così delicati, non apertamente schierati, ma ripeto, divisi in zone dove magari l'elettore può sentirsi deluso per una polemica che esce sul giornale o per qualsiasi altro motivo, magari decide di stare a casa. Onsel anche da ex sindaco di Udine ritiene che queste divisioni che ad esempio ci sono state al comune di Una Risina, ma insomma accadono spesso in vari comuni, possano influire in modo così determinante sull'esito del voto oppure no? Beh, guardi, innanzitutto l'esempio di Cervignano mi sembra che in un'altra circoscrizione però è palese, no? È la prima volta forse credo dal dopoguerra che ci sia una vittoria da parte del centrodestra con di nuovo una manciata di voti, se ho visto correttamente, mi sembra appunto poche decine. Non è so, vero, poche decine. Mi può controllare lei, ma forse neanche 20. Guarda, neanche 20 perché 2113 contro 2091, quindi sono... Ce n'è più di un centinaio. Però insomma una manciata di voti quando in realtà lei come può vedere il centro-sinistra si è diviso su due candidati, no? Dei quali una era addirittura parte della giunta del sindaco uscente, quindi a Cervignano di nuovo una dimostrazione ovviamente a colori invertiti di come la frattura, no, all'interno delle coalizioni poi in realtà pesi molto. E per quanto io penso che l'esperienza di Gabrovez in realtà è stato anche il merito di Gabrovez, perché certamente qui va riconosciuto che Aduino a Risina, una personalità come lui, con anche l'esperienza di consigliere regionale, gli ha fatto in modo che sia riuscito a ricomporre tutte le diverse forze e quindi anche chi sa presentarsi unito è un merito politico, anche questo che non va certamente dimenticato, però credo che siano innumerevoli gli esempi dove ci sono stati, dove le fratture di una delle due parti praticamente favorisce quell'opposta in modo a volte esagerato. Eccessivo. Comunque sono 22 voti, no? Abbiamo fatto il conto io e Umberto Bosazzi, che intanto ci ha raggiunto in studio. Sì. Quindi che è tutto dire? Solo per fare i conti. Solo per fare questi conti. Sulla presenza di Gulotta, che a un certo punto qualcuno doveva preparare i telegiornali. Un lavoro sporco, ma qualcuno deve pur farlo. Sì. È bello sedersi in mezzo ai giornalisti. Bello, vero? Sì, quando c'è armonia in redazione. Umberto, però ti sei divertito a Gorizia, sì, no? Sì, devo dire la verità, Gorizia era molto divertente, poi c'era una specie di deserto dei tartari alla fine, perché sono andati tutti quanti via per i fatti loro, e quindi siamo arrivati, però insomma è stato molto piacevole e io pensavo di questa tornata elettorale e approfitto anche della presenza di Onsel per chiedergli una cosa. Adesso vediamo se il mio ragionamento è comprensibile, perché adesso non per farma, essendo
su da Sveglia Trieste incomincio anche ad avere dei problemi di orientamento, se devo essere sincero. Ma non lo nota nessuno, non ti Mi chiedevo, preoccupare. il grande successo della Cisinta Monfalcone, Sì. credo io ero rimasto al 72%, Sì, alla fine, Cicolà, insomma, quello è se non mi stato. sbaglio, Adesso comunque andiamo sono subito sul dato, ma siamo 72-41. 72-41%, esatto. Questo grande successo, come agirà, mettiamola così, appunto nei confronti di un sindaco al secondo mandato? Perché in genere il secondo mandato di un sindaco, almeno per quanto possiamo aver visto noi con Di Piazza, nel primo di Piazza, il secondo mandato è sempre un pochettino strano come periodo, no? Perché magari uno riesce a finire le cose che aveva lasciato in sospeso, poi gli ultimi anni del secondo mandato, se non succede qualcosa di particolare, sono sempre piuttosto strani. Questo successo enorme può proiettare la Cisinta, diciamo, già fuori dal contesto di Monfalcone tra 5 anni? Perché diciamo la verità, insomma, noi in redazione molto spesso abbiamo parlato anche di come utilizzare La la Cisinta. conferma di quanto dice Bosazzi è la risata dell'assessore Roberti. E ho alle mie spalle, non Ecco, lo. stavo pensando che non so ancora cosa devo mangiare domani mattina a colazione, e voi mi parlate di cosa farà la Cisint fra 5 anni Ma adesso. mettersi a, No, deve mettersi a dieta, così sa perfettamente quello che mangerà il giorno dopo. Guardi me, niente, niente. No, vabbè, però no, cioè, voglio dire. Roberti è No, in. ma ridevo a parte le battute, perché Sì. oggettivamente in politica parlare di 5 anni, No, quello che certo. succederà fra 5 anni, Però Roberti oggi. converrà con noi il fatto che un amministratore così ben voluto come la Cisint e così anche in qualche modo esploso nel corso di 5 anni può ambire un domani, se manterrà questo tipo di atteggiamento che in questi 5 anni ha fatto vedere, può ambire a qualcosa di più. Questo è un po' il Sì. ragionamento. No, ma assolutamente sì, ma le ambizioni tutti le possono e le devono avere, perché con l'ambizione si riesce a. È uno stimolo per fare meglio, Sì, sostanzialmente. certo. Detto questo, oggi inizia un mandato importante per Anna Maria Cisint, ed è importante soprattutto perché, e lo sa bene un sindaco come un ex sindaco come Onsel, nei 5 anni successivi riesci in realtà a mettere a terra gran parte delle cose che hai immaginato, pensato e per cui hai lavorato nei 5 anni precedenti, perché lo sappiamo qual è la velocità della pubblica amministrazione. Quindi io sono contentissimo per il risultato che ha avuto, perché ottenerlo in soli 5 anni in una città come Monfalcone, complessa come Monfalcone, con tutte le problematiche che ha quel comune, è un risultato straordinario che nessuno. Guardi, io ero sicuro che Anna avrebbe vinto al primo turno, ero sicuro, me lo sentivo, mai più avrei pensato a cifre del genere, oggettivamente. 72%, insomma, ha sorpreso anche lei stessa, no? Le diceva al nostro microfono. Sì, non ci credeva, Non ve lo ci posso credeva, confermare. infatti. Onsel, lei cosa dice? Innanzitutto penso che vadano fatti i complimenti ovviamente al sindaco Cisint, perché certamente è una bella affermazione, però ecco, questi complimenti vanno pesati con l'affluenza del 52%. Ecco, un sindaco che appunto, soprattutto in un contesto come questo, arrivi a portare a votare soltanto il 52% della popolazione, non è un elemento molto, diciamo, forte. Tra l'altro aveva anche appunto il traino dei referendum proprio del proprio partito politico. Quindi pesiamolo, diciamo, con anche questa scarsissima affluenza, che per me è forse il dato poi più sconcertante, al di là, voglio dire, dei meriti della Cisint e del successo che lei ha raggiunto. Però il dato più sconcertante è proprio questa, diciamo, affluenza veramente vertiginosamente bassa in quasi tutti i comuni. Adesso io non so quello che ha raggiunto di più, ma Bornoschi, avevo guardato poco fa, era il 51%, altri non sono arrivati oltre il 52%. Abbiamo festeggiato da poco il 2 giugno, il 2 giugno sono andati a votare quasi il 90%, 2 giugno ovviamente del 46, non sono andati a votare il 90, quasi il 90% della popolazione. Noi abbiamo avuto in 70 anni di democrazia, abbiamo avuto il dimezzamento dell'elettorato, cioè è veramente qualcosa di preoccupante. Comunque è vero, la dinamica, diciamo, del secondo mandato è una dinamica estremamente importante, ed è una dinamica anche piuttosto difficile, Allora. perché alla fine
bisogna anche, insomma, dopo 10 anni si accumulano comunque delle situazioni critiche, quindi è una dinamica difficile, giustamente, sono un quinquennio importante dove si riescono a concludere tante operazioni. Io per esempio lo stadio l'ho fatto nel secondo mandato, cioè ho concluso le cose nel secondo mandato, tante cose, insomma, anche di delicate e difficili, però ecco, gli ultimi anni del secondo mandato non sono molto facili, proprio perché dopo 10 anni il mondo cambia, e quindi senza dubbio è un candidato molto forte nell'ambito del suo partito, che mi sembra anche stia in questo momento, seppur ha delle personalità, diciamo, decisamente di successo, però comunque ha iniziato, no, almeno da quello che ho letto, una riflessione interna su cosa vuole, diciamo, fare nel prossimo futuro. Quindi senza dubbio la Cesiente è una personalità forte, però non sovraesaltiamo questo dato, perché dobbiamo tenere presente che è sempre il 70%, il 72% del 52%. Quindi, del 52% abbastanza... che era l'affluenza appunto degli elettori di Monfalcone. Questo è il dato più drammatico. È il dato più drammatico, l'abbiamo ampiamente analizzato, no? Sì. Leonardo, anche durante la nostra lunga diretta, anche in relazione ai referendum. Poi, lì è stato un disastro. È stato lì è stato 20% flop. In Italia, 26% in regione, che ancora ha fatto qualcosina di più, ma è stato un disastro. Sulla Lega in particolare voleva replicare qualcosa il segretario appunto provinciale della Lega, perché da più parti insomma arriva solo una riflessione veloce sull'affluenza alle urne. Io sono combattuto tra due pensieri. Il primo è quello che mi viene prima in mente, è che forse dovremmo smetterla di continuare a dire che c'è poca affluenza tornata dopo tornata e fare di tutto per fare in modo che quell'affluenza scenda sempre di più, perché mi pare evidente che quando fissi il primo turno delle elezioni amministrative dopo la fine delle scuole il 12 giugno con i ballottaggi che arrivano a fine giugno, evidentemente non stai cercando il massimo dell'affluenza, soprattutto se lo fai dopo 2 anni di pandemia, quando molti italiani hanno deciso, sono stati impossibilitati a fare le ferie, sono stati costretti a stare a casa, eccetera, e quindi c'è anche voglia di movimento. La seconda riflessione è che viene subito dopo e che è opposta alla prima, è che forse non dovrebbe essere nemmeno un problema, nel senso che evidentemente c'è una disaffezione. Enfatizzare quella disaffezione pensando che non andare a votare sia quasi un modo per punire il sindaco, per punire chi ha promosso il referendum, per punire chi... In realtà no, non è questo, il messaggio che deve passare non è questo. In realtà quando non vai a votare e non esprimi la tua preferenza per scegliere chi ti amministrerà per i prossimi 5 anni, devi sapere che qualcuno comunque ti amministrerà, che ci sarà comunque un sindaco, e quando c'è un candidato soltanto e non si arriva al quorum ci sarà un commissario, che è ancora peggio, nominato dalla regione. E questo deve essere una preoccupazione per il cittadino, sapere che non può influire in alcun modo per le scelte, e noi dobbiamo far capire questa cosa qua, perché noi ne abbiamo discusso anche qualche settimana fa, il consigliere Onsel se lo ricorderà, sul tema del quorum minimo per i candidati sindaci quando c'è un solo candidato, no? Che oggi la legge regionale prevede sia il 50%, e si è discusso di una proposta che è arrivata dall'opposizione di portarla addirittura al 30% per evitare che ci siano troppi commissariamenti, quindi per troppi comuni che rimanessero per un anno con un commissario nominato dalla regione. Io ho chiesto di fermarci e di lasciar perdere, perché avere dei sindaci che vengono nominati magari col 30% no, e forse se i cittadini decidono di non andare a votare devono anche capire che a quel punto ci sono delle conseguenze, e quelle conseguenze sono avere un commissario che ti governa per un anno. E questo non è bello assolutamente, perché vuol dire che hai per un anno l'impossibilità di avere una rappresentanza democratica. Penso che sicuramente la politica ha delle responsabilità importanti, perché se c'è questa disaffezione forte, la prima responsabile è la politica,
credo anche che questa sensibilizzazione sul diritto dovere di andare a votare debba essere qualcosa su cui lavoriamo insieme, politica ma anche media e quindi anche la TV. Roberto, io però le volevo chiedere una curiosità: quanto crede che potesse essere stato diverso votare un mese fa? A scuole aperte, con meno caldo, con un clima un poco più, diciamo, meno estivo, meno vacanziero? Io non credo che sarebbe cambiato tutto, non credo che saremmo arrivati all'80%. Sicuramente andare a votare il 12 giugno, e mi riferisco in particolare per il referendum, penso che per andare a votare il 12 giugno a scuole chiuse, con quelle giornate, per andare a votare serve una grandissima motivazione, anche perché ci sono state tutta una serie di altri eventi collaterali, nel senso che è chiaro che la discussione in questi due anni è stata polarizzata, la discussione, il dibattito politico e sui media è stata polarizzata prima dall'emergenza Covid e poi dalla crisi in Ucraina, giustamente, come è normale che sia. Quindi se ne è parlato poco da una parte, dall'altra era un periodo non sicuramente adatto per andare a votare e questo sicuramente ha pesato. Magari il quorum non si sarebbe raggiunto comunque, perché ecco, abbiamo visto i precedenti referendum e ormai non so quanti referendum abbiamo passato senza raggiungere il quorum, non saprei neanche più contarli. Però abbiamo un trend continuo di crescita. Spesso accade, no? Ultimamente. Dire, sì, prego, se tra i referendum veniva inserito anche quello sull'eutanasia, no? Di sicuro il quorum si raggiungeva. Cioè, quando alla fine i cittadini sono interpellati su qualche cosa che li tocca da vicino, su qualche cosa che capiscono e afferrano anche, diciamo, con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, il quorum si raggiunge, come successe per l'acqua. Per l'acqua anche, no? Un tema, a fin dei conti, molto delicato, l'acqua privata, no? Nel 2011 raggiunse di nuovo il quorum perfettamente, la legge, diciamo, fu stoppata e adesso purtroppo la legge di nuovo... Stiamo parlando di 11 anni fa, Stiamo parlando di 11 anni fa. Sì, certo, però quando importa ai cittadini, i cittadini vengono, quindi forse sui referendum è che questi erano temi, diciamo, molto remoti rispetto alla sensibilità. Erano lontani, forse troppo tempo. Io non condivido semplicemente perché abbiamo avuto l'esperienza del referendum costituzionale nel 2016, che ha fatto la stessa fine non raggiungendo il quorum, ed era un tema delicatissimo, con partiti che cavalcavano quella protesta, che cavalcavano il taglio dei parlamentari, l'abolizione delle province, eccetera, 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 eppure quel referendum è saltato perché non c'è stato il quorum. Questo è un trend, purtroppo, che arriva da anni, ed è un trend comune, tra l'altro, a tutte le più grandi democrazie, cioè non è che scopriamo l'acqua calda da noi. Ovviamente, se quella tornata elettorale ti arriva il 12 giugno, questo non agevola. Se no, però il referendum costituzionale era senza quorum e mi sembra che appunto fu bocciato. Sì, no? Quanti hanno votato? Sì. Sì. Però... Se possiamo parlare di referendum, immagino referendum sulle trivelle che... non ebbe alcun tipo di quorum. Oggi, dopo che si parla di ambiente continuamente, il quorum sarebbe arrivato. Io sono convinto che sì, la politica ha le sue responsabilità, ma non è solo la politica, ma è il continuo stato dei diritti. Noi stiamo proferendo continuamente i diritti, i diritti, i diritti, senza mettere davanti lo stato dei doveri. E il dovere di un cittadino deve essere quello di andare a votare. Io non sarei contrario a una legge che multa il cittadino che non va a votare. Secondo me è un dovere di tutti andare a votare, indipendentemente, cioè dire che ma la Cisinta ha vinto solo perché c'era il 52, bisogna pensare che la proiezione al 100% dei votanti sarebbe stata la stessa, quindi dove c'è il buon governo si vince, dove si va spaccati si perde, ma il punto è: vogliamo mettere al centro anche i doveri dei cittadini? Secondo me i cittadini hanno il dovere di andare a votare, io sento il dovere di andare a votare sia per i referendum sia per le amministrative, e questo è un punto, a mio parere, fondamentale per uno Stato che vuole definirsi democratico. Allora, è un ragionamento, sì, prego, molto rapidamente perché dobbiamo andare. Io devo rendere onore al figlio di una mia amica che si chiama Giacomo, che studiava a Torino. Sapendo che il referendum sulle trivelle andava, insomma, il quorum non si raggiungeva, questo ragazzo ha preso il treno
alla mattina alle 6 da Torino, è venuto a Trieste, ha votato ed è tornato poi a Torino. Questo è un eroe civile, si chiama Giacomo, non so il cognome, ma comunque... Il voto fuori sede è un tema. È un altro discorso. Però questo si è fatto politico. Forse questo è tornato solo ed esclusivamente per votare. Si potrebbe trovare il modo di superare certi ostacoli. Allora, dobbiamo fermarci... solo un attimo perché dobbiamo fermarci per la pubblicità. A fra pochissimo. Rieccoci in diretta in questo speciale ring elettorale, ancora in studio con i nostri ospiti. Allora, prima della pubblicità forse voleva intervenire l'assessore regionale Roberti sulla questione dei referendum. Per ricordare un dato semplice, che puntualmente ad ogni tornata amministrativa parliamo della bassa affluenza, della scarsa affluenza, dopodiché puntualmente penso ad ogni tornata referendaria, ma anche in alcuni casi in tornate amministrative, proprio quando c'è il famoso candidato unico, c'è sempre chi fa la campagna per l'astensione e per il non voto, quindi per non raggiungere l'obiettivo non portando la gente alle urne. Quindi è chiaro che questo è un altro di quei cortocircuiti che cerca di utilizzare l'astensione per scopi politici, e questo chiaramente rimane come messaggio negativo che viene dato al cittadino e all'elettore. Tutto qua. Questo allora, tornando a Gorizia, Umberto, abbiamo visto anche questa stretta di mano, insomma, tra il sindaco uscente e la sua così diretta. La prossima volta fate le urne in spiaggia, potrebbe essere una buona soluzione. Abbiamo visto anche alcuni messaggi molto di antipolitica, no? Tutti i partiti, insomma, queste generalizzazioni. La sfiducia di cui si parlava prima emerge anche con questi messaggi. Io sono uno dei 26% che ha votato. Residente a Trieste, sinceramente da cittadino italiano, ho sentito il dovere di farlo. Ha fatto bene, però appunto a Gorizia c'erano diversi candidati proprio nell'area della cosiddetta antipolitica, possiamo chiamarla così. Sì, è vero, un paio hanno anche ottenuto risultati abbastanza significativi. Alcuni poi non si sono nemmeno presentati in comune per seguire le fasi di scrutinio, insomma. Questo è stato anche un pochettino strano, per dire la verità, perché ci si aspettava che tutti convenissero appunto in comune. La cosa per quanto riguarda Gorizia, forse tutto sommato, benché Ziberna abbia ottenuto il 44%, cioè il 43% mi sembra adesso, contro il 49,88% di 5 anni fa, però fondamentalmente tra giornalisti, abbiamo parlato un po' ieri con alcuni colleghi, e si pensava addirittura che la Fasiolo fosse in vantaggio rispetto a Ziberna. Questo io ho captato ieri parlando con alcuni colleghi. Quindi, perché molti dicevano, logicamente, buona parte dei 5 candidati minori hanno portato 30, via preferenze a Ziberna, eccetera. Invece questo, insomma, non si è verificato, e quindi, insomma, per Ziberna si è trattato comunque di un'affermazione, ripeto, comunque con il 5% di voti in meno rispetto al primo turno. Lo stesso Ziberna poi mi ha detto che lui aveva pronosticato per se stesso qualcosa come il 43%. Il 43%, insomma, ci è andato vicino. Il non voto è un diritto sacrosanto, dice anche questo telespettatore. Ma non è un dovere. Però non è un dovere, è vero. Si parla continuamente di diritti e non di doveri. Ecco, bisognerebbe sottolineare più l'aspetto del dovere anche, no? Di andare a votare. Questo anche perché adesso non vorrei fare il... No, ma scusate, però possiamo tranquillamente dare per scontato che il non voto è un diritto.
ma allora la discussione sull'astensionismo non vale più e non conta più. Vadano a votare anche il 5% degli elettori e si scelgano il sindaco, si scelgano quale referendum votare, quale non votare, quale votare sì, quale votare no, togliamo via i quorum, togliamo via tutto e lasciamo che una piccola minoranza scelga e decida. Se è un diritto non andare a votare, e lo capisco, capisco che uno può sentirsi a disagio perché dice non mi riconosco più nella classe politica, non mi riconosco più in nulla e quindi non voglio andarmene a votare, posso capirlo e posso comprenderlo, ma allora tutto il senso della discussione sul grande astensionismo forse non vale più. Certo, vero, ragazzi. Sì. È vero, Onsel, c'era stata questa proposta anche di abbassare, no, il quorum, ne avete parlato in regione recentemente. Tutte le regole, diciamo, si possono sempre cambiare, però credo che fu proprio la destra, no, il centrodestra, a lanciare, no, la famosa frase andate al mare, non andate a votare. Quindi sì, adesso un po', diciamo, con la logica gli si è ritorta contro e quindi appunto sentiamo questo tipo di ragionamenti. Ma io sono d'accordo che la risposta no, non li va, i dati non possono, diciamo, venire alterati nemmeno da una maggiore affluenza. Però io penso che occupandomi in questa fase della mia vita di politica, come tanti altri, diciamo, in questo ring, e forse su questo tema dovremmo riflettere anche perché lì ci possono essere dei bisogni nascosti e non soltanto, diciamo, una sorta di accettazione dello status quo, perché la prima cosa, diciamo, che uno pensa quando la gente lo va a votare vuol dire che, diciamo, gli sta bene la situazione esistente e quindi gli è abbastanza indifferente. Però ecco, soprattutto per chi ha perso, e qui, diciamo, purtroppo bisogna riconoscere che a Monfalcone, diciamo, non è, i numeri, diciamo, del centro-sinistra sono stati molto bassi, è proprio quello, io credo, la direzione nella quale indagare, cercare di capire se ci sono dei bisogni inespressi, a tal punto, diciamo, inespressi che addirittura non hanno la forza neanche di manifestarsi, diciamo, con un voto che apparentemente è contrario, oppure se invece è una situazione di compiacimento dello status quo. Ecco, io non lo credo, credo che forse in questo momento bisogna fare uno sforzo particolare da parte della politica per andare a comprendere questa ragione dell'astensionismo che di fatto può riservare delle sorprese importanti anche per il futuro del nostro paese, perché adesso vedremo dalle analisi di chi non è andato a votare, no, quali sono, diciamo, è chiaro che sono analisi estremamente difficili, analisi statistiche che non danno delle certezze, però ecco, cercare di fare un po' così diciamo, l'identikit del non votatore, no, che non è necessariamente un antipolitico di professione, certo, ma è, diciamo, forse qualcuno che ha una concezione anche della politica come qualcosa di immutabile, va compreso soprattutto, diciamo, per quelli che escono da questa consultazione elettorale, diciamo così, sconfitti. Intanto abbiamo scoperto che fu Craxi, no, a dirlo, se l'ho ricordato bene, Umberto Bosazzi. C'eravamo già. Allora, chi non vota non ha diritto di critica e deve solo subire in silenzio. Allora, anche questa, insomma, una convinzione. Prego, Luca Salvati. Non la vedo così, così drastica. Senso, sì, ovvio che chi non va a votare dopo deve accettare la situazione. Togliergli il diritto di parola mi sembra così un po' eccessivo. Io non sono assolutamente favorevole cioè, ho capito che in Consiglio regionale, ovviamente non seguendo i lavori direttamente, c'era questa proposta che il Partito Democratico sul 30%, quindi nei comuni dove il candidato, c'è un unico candidato sindaco. Io sono dell'idea che invece, e quindi sono contro il commissariamento a livello sanzionatorio, come diceva prima l'assessore Roberti, perché credo che la vera sanzione stia nel valorizzare chi va a votare, e quindi tu non andando dai più peso alle altre persone, quindi a chi va. Quindi sul fatto di diminuire, far sì che coloro che vadano a votare correttamente, giustamente, decidano per chi non vado, lo trovo giusto come strumento, e dovrebbe, quando coloro che vanno a votare dovessero sbagliare, quindi chi non è andato una tornata dovesse valutare
negativamente la scelta fatta da chi è andato, dovrebbe incentivare ad andare la volta dopo. Credo nello strumento della correzione intesa in questa maniera, non del commissariamento, dall'altro, anche perché correggersi i comportamenti dei cittadini, a mio avviso, in democrazia questo dovrebbe essere la strada. Permettetemi una battuta, concordo con le urne in Osmizza, ma ci sarebbero sempre una battuta, ma ci sarebbero tanti voti nulli, perché chissà quali X si vanno a mettere fuori dalla scheda, sul tovagliolo, quindi, è una battuta, per stemperare un po'. E per gli estemi? Loro voteranno correttamente. Vuol dire che ci sarà una netta divisione fra voti nulli e voti validi. Stiamo scherzando, ci mancherebbe. Se posso aggiungere una cosa, prima non avevo detto, diceva appunto il consigliere Martini prima, sono assolutamente convinto, e questo vale sia per il centrodestra, per il centrosinistra, per tutte le forze politiche, quando i cittadini hanno la percezione che ci sono delle divisioni, e spesso le divisioni vengono viste come dei meri egoismi, questo sicuramente allontana, e poi conseguentemente è più facile che vinca l'altra forza politica. A Monfalcone, è giusto dirlo, non è capitato questo, noi non ci siamo divisi, quindi onore al merito al sindaco Cisint, che è stata riconfermata. Però ci sono state un po' di difficoltà. Ci sono state delle difficoltà, noi ci siamo, abbiamo avuto dei problemi sulle primarie, questo sì, perché là, però anche là è il nostro strumento, l'abbiamo voluto, e lo statuto è giusto, che io dico sempre che le primarie per il candidato sindaco e anche per i parlamentari, infatti spero che, ahimè, questa legge elettorale io non la condivido, perché il fatto, secondo me, che i cittadini non possano scegliere i loro rappresentanti in Parlamento, cioè fino alla regione sì, ma in Parlamento no, infatti quando si vocifera che anche in regione non dovrebbero non ci dovrebbero essere preferenze, sono assolutamente contrario, dico almeno noi come Partito Democratico abbiamo questo strumento, che è quello del primario, e lo dovremmo utilizzare. Quindi sul fatto che poi Monfalcone non sia stata scelta, gli elettori non abbiano scelto il candidato del Partito Democratico ma di un altro partito, è giusto che sia così. È giusto che sia così, è stata insomma abbastanza sufficientemente sostenuta Cristiana Morsolin, Monfalcone. Questo devo dire la verità, non so dirlo, spero che non ci siano state delle azioni di rivalsa. So che Monfalcone c'è un problema politico, a mio avviso, lo dico senza mezzi termini, noi il problema è da tempo, non siamo riusciti a intercettare quello che ovviamente è una convivenza fra immigrati, lavoratori e chi era già ovviamente viveva da tempo. Questo è il problema, che noi, tornando a quello che diceva magari prima il professor Onze, il dei bisogni, noi questo non siamo riusciti a interpretarlo fino in fondo, e ovviamente poi l'abbiamo pagato a livello di consenso elettorale. Forse voleva intervenire anche proprio Furio Honsel sul caso Monfalcone. Ma il caso Monfalcone per certi versi è, a mio avviso, estremamente positivo, proprio perché ha dato la misura dello strumento delle primarie, che ha permesso a una forza politica che è decisamente, diciamo, di sinistra, fare una coalizione di sinistra-centro. Adesso non ho visto bene, sono riuscito a fare un'analisi comparata di come sono andate le elezioni quest'anno rispetto, diciamo, in questa tornata rispetto a quella di 5 anni fa, perché non ho avuto tempo. Ma credo che qui ci sia stata, diciamo, una coesa sostegno alla Cristiana Morsolin, che peraltro, diciamo, è una politica, diciamo, esperta, perché io quando ero sindaco di Udine lei era già assessore di Mizzolito, che all'epoca era anche il sindaco di Monfalcone ed era anche presidente dell'ANCI, quindi, diciamo, è stata, credo, per 10 anni perlomeno assessore alle politiche sociali, quindi senz'altro una personalità politica esperta, conosciuta, che anche conosce le complessità. È indubbio che Monfalcone è per tanti versi una delle sfide globali, no? È una città che racchiude nella sua centralità e tutto sommato in una piccola dimensione tutti i grandi conflitti, perché ha una grande centrale, energia elettrica, il tema carbone, gas, ha una quantità di lavoratori, soprattutto anche di lavoratori legati al meccanismo dei subappalti, e quindi con un'immigrazione anche molto debole, molto fragile, molto spesso esposta anche a difficoltà nella tutela
dei loro diritti e d'altra parte diciamo è una città che ha anche una storia molto forte, soprattutto una storia dal punto di vista della sinistra e anche dalla lotta di liberazione antifascista, quindi è una città estremamente direi complessa. E proprio questo che la rende un caso da studiare è il motivo per il quale appunto soltanto il 50% delle persone siano andate lì pur avendo dei problemi oggettivamente quotidiani. No, non dimentichiamo il problema dei ragazzi a scuola che sono stati, no, delle quote di quelli che sono stati costretti a dover andare a scuola in comuni limitrofi. Ecco, questa cosa mi fa diciamo in qualche misura mi obbliga a riflettere e a ragionare proprio il fatto che essendo una città tanto complessa in cui i problemi sono quelli direi planetari, no? E il 50% della gente rimane a casa, insomma, non va a votare. Ecco, questo deve farci riflettere tutti. C'è una responsabilità, sì, ovviamente della politica, ecco, e c'è una responsabilità anche forse della consapevolezza dei cittadini e certamente, voglio dire, anche i media diano diciamo la loro mano a cercare di mettere a fuoco le difficoltà. Ecco, vuole replicare l'assessore Roberti? Al volo, per dare una mano al, sì, consigliere Onsen, che ha detto che non è riuscito ad analizzare i dati, malgrado tutto quello che è esposto sul comune di Monfalcone, Anna Cisinta al primo turno nel 2016 prende 5.256 voti, oggi ne prende 7.500 vincendo al primo turno, quindi incrementa nonostante l'astensione di quasi 2.300 voti. Questo è evidentemente un giudizio più che positivo dai cittadini, sono che non solo riconfermano la fiducia, ma aumentano in modo considerevole i voti che vengono attribuiti al sindaco Cisinta. Dopodiché, perdonatemi soltanto un secondo, perché lo devo anche ai tanti altri candidati che si sono presentati in questa tornata amministrativa. Noi giustamente ci focalizziamo in un paio di comuni che, sì, sono quelli più significativi, Monfalcone, poi per il risultato storico ottenuto dal sindaco Cisint, Duina Urisina perché rientra nella provincia di Trieste, Gorizia ne abbiamo parlato prima, unico capoluogo di provincia che è andato al voto in questa tornata amministrativa. Io, tanto per dare un quadro complessivo di quello che è accaduto all'inizio, il primo intervento che ho fatto parlando di Duina Urisina, ho detto che è difficile un piccolo comune guardarlo e prenderlo solo per sé, ma bisogna guardare nel complesso come è andato. Io cito un po' di comuni, ci sono Monfalcone sicuramente, Gorizia sicuramente dove si va al ballottaggio, ma con 11 punti di distanza sopra il candidato del centro-sinistra, ma ci sono Codroipo dove si va al ballottaggio, c'è Fontanafredda vinta, Tarvisio, Pagnacco, Lignano, Prata di Pordenone, Tolmezzo, Buia, Taipana, Fontanafredda, Casarsa della Delizia, insomma ci sono un sacco di comuni che confermano che c'è un trend generale che continua a dare fiducia a questo centrodestra. Poi, come è stato detto più volte e più riprese durante la trasmissione, ci possono essere dei problemi locali, vuoi che sia la piccola divisione, vuoi che sia una scelta sbagliata da una parte o dall'altra sul candidato, però il trend è questo e questo ci fa ben sperare, soprattutto perché questa era l'ultima tornata amministrativa prima della grande tornata amministrativa e regionale del prossimo anno. Del prossimo anno, insomma, il tutto proiettato al 2023. Volevi aggiungere qualcosa, Umberto? Sì. Rispetto a quello che diceva il professor Onsel su Monfalcone, eccetera, adesso voglio dire il centrosinistra ha 5 anni per trovare qualcuno, insomma, che interpreti questo malessere uscito dalle urne. Voglio dire, non avrebbe alibi se in 5 anni non salta fuori un nome valido e spendibile. Mi verrebbe a dire come a Trieste stiamo cercando di fare da diversi mesi a questa parte. Io non ci vedo un malessere, io ci vedo una capacità di Anna Cisin di governare bene. No, il malessere dall'interno, no, sì, anche il malessere all'interno della sinistra di Salvati ha detto che ci provano come ci stanno provando a Trieste.
Solo che ci stanno provando male. Guardi, assessore Roberto, io avevo visto la sua risata, ma non mi pare, non perché lo dice Salvati, Partito Democratico, oltre al fatto che a Trieste ricorderà bene le percentuali con cui, no, come è andata a finire, completamente diverse da quelle di Monfalcone, quindi, e non mi pare che questi siano quasi 7 mesi del... Ah no, allora ci dovete provare meglio, dai. Questi mesi siano stati proprio così incoraggianti per il centro-destra triestino. Allora ci dovete provare meglio. Sono stati talmente nostri che abbiamo collaborato durante il bilancio? Sì, ma abbiamo collaborato perché le proposte che abbiamo messo in campo con il centro-sinistra, voglio dire, era difficile alcune da rigettare. Però inevitabilmente il centrodestra a Trieste, se vogliamo guardarlo già adesso, anche se è molto presto, anche come diceva prima l'assessore Roberti, 5 anni in politica sono un'eternità, eccetera, però dovrà ragionare sul dopo di piazza. Sì. Cioè, questo è inevitabile. E a Monfalcone sul dopo Cisì. Sul dopo Cisì. Cioè, uno dice, ma come? È appena stato eletto e già pensato al dopo. Non è che si vuole fare una corsa in avanti, però c'è il rischio di arrivare poi all'ultimo e di essere tutti sparpagliati, senza idee, un po' perché, a caso. Perché noi, Roberti, ancora giochiamo sui piani quinquennali, no? Apparteniamo a una generazione che ragiona sui piani quinquennali. No, ma pensate al mondo com'era diverso 5 anni fa. Sì, ma assolutamente, assolutamente. Poi gli ultimi 5 anni, insomma, ne hanno portati di cambiamenti. Gli ultimi due, soprattutto gli ultimi due, tre. Sì, certo. Allora, c'era un telespettatore che ci scriveva: sono molto preoccupato e amareggiato per quello che è successo a Ronchi. Andiamo a vedere cosa è successo a Ronchi. No, ha vinto il centro-sinistra, Mauro Benvenuto, e contro Vincenzo Boggia. Poi c'erano addirittura cinque candidati a Ronchi. Però, chissà, insomma, non vorrei che questo Boggia poi abbia offerto da bere al vincitore, ecco. Avrei avuto delle difficoltà. Potremmo fare una diretta per vedere la situazione. Esatto, possiamo andare a Ronchi. Però a proposito dei 5 candidati di Ronchi, no? Sì. Io tornavo su una battuta di prima del consigliere Onsel riguardo al fatto che magari ci sono dei bisogni inespressi che non vengono catturati da una determinata area politica, lista politica che si presenta alle elezioni. Cioè, io guardo semplicemente quello che accade a Gorizia, no? Dove in realtà abbiamo di tutto e di più, l'avete anche detto voi, no? L'ha detto prima Umberto Bosazzi, ricordando i commenti e le interviste che ha fatto agli altri candidati sindaci, quelli che sono arrivati indietro. Lì si rappresenta praticamente tutto, c'è la protesta, c'è la protesta, ma dentro la coalizione di centro-sinistra, c'è di tutto e di più. Eppure in tutta quella marea di liste che ci sono, e dello stesso che è accaduto anche ad ottobre dell'anno scorso, se pensate agli 11 candidati sindaco a Trieste, all'interno di quel mondo di candidati così diversi, che portano idee di una città così diversa, che hanno programmi così diversi, comunque c'è una grandissima fetta che ormai arriva quasi alla metà dell'elettorato che non va a votare perché non si riconosce in nessuno. Sì. Io penso che questo sia impossibile, penso che semplicemente sia una voglia di non andare a votare e non esprimere il voto. Sì. Su questo anche Onsel è d'accordo, vedo che annuisce. Sì, ma no, certamente, però non lo possiamo in qualche modo così derubricare, resta un problema. Questo è un problema se siamo uno Stato democratico, dove in realtà in Parlamento, ma anche nel nostro Parlamento regionale o nel nostro piccolo Parlamento comunale, anche se non fa le leggi, ma diciamo fa soltanto, prende soltanto le decisioni, e non possiamo accettare che ci siano delle persone alle quali la cosa non importi, soprattutto, ripeto, quando abbiamo dei comuni dove ci sono delle problematiche, dove ci sono delle problematiche complesse, dove non basta appunto prendere e dire un sì o un no, ma necessitano di un percorso che ci porti a risolvere delle criticità. E Monfalcone, questo sembra appunto emblematica.
Allora, per questo io ritengo che un tema di riflessione per la destra, per la sinistra, per tutti, cercare di capire come mai non c'è questa, diciamo così, questo slancio. È chiaro che su a Gorizia abbiamo avuto un panorama piuttosto ampio di opzioni. Devo dire che a Gorizia io sono molto soddisfatto che appunto il centro-sinistra abbia saputo, diciamo, portare un candidato in una posizione di assoluto vantaggio. Io di ballottaggi, diciamo, ne ho fatti due nella mia, diciamo, carriera a Udine, e so bene che sono come delle nuove elezioni. Quindi qui non dobbiamo, nessuno deve darla per Per raggiunto l'obiettivo, scontato, no? sì. Quindi io, diciamo, si riapre, è proprio una competizione che si riapre. Quindi tra Ziverna e Fasiolo, queste 2 settimane saranno settimane dove dovranno cercare di non solo consolidare coloro che hanno espresso interesse nelle loro politiche, ma anche di allargare la loro politica. Per quello ritengo che sia molto importante, perché hanno, e anche loro, un enorme margine, no? Cioè, anche lì adesso non ho visto bene, non ho visto, non mi sono dimenticato l'affluenza a Gorizia, ma penso che anche lì sia intorno al 50%, e cioè, anche lì c'è un margine enorme per capovolgere. Ecco, questa è la sfida politica più importante che io vedo, ed è una sfida politica che al momento mi sembra che, al di là dei vincitori di queste elezioni, nella destra e nella sinistra ancora riesce veramente a vincere. Ecco, il 51%, infatti, l'affluenza a Sì, Gorizia è ecco, sempre quella, se sì. si dovesse fare un referendum sul prezzo della Sul benzina, prezzo credo della che benzina, adesso è arrivato il andremo oltre gli messaggio, 80%. vero? No, anche oltre il 100%, uno potrebbe anche 2 volte, però. Anche due o tre volte. Ma no, il tema è questo, tornando al referendum. Io sono convinto invece che se ci fosse stato un tema così particolarmente sentito, a Valevole, prescindere dal 12 giugno, scuole chiuse, il quorum si sarebbe le sempre. Il persone punto è sarebbero che andate comunque al non voto. dobbiamo mettere sempre dentro i temi sentiti e i temi al portafogli. Dobbiamo, cioè, la gente deve capire che c'è la volontà di avere uno Stato democratico e c'è il dovere di No, andare a su questo. votare. E non è che allora ogni volta che c'è un referendum ci mettiamo dentro, boh, un taglio, fatto sta che tutto quello che è economico non può essere sottoposto a referendum, ma ci mettiamo dentro un argomento che piace e quindi si va a votare e si ottiene. No, il cittadino deve sentire la volontà di partecipare, di sentirsi gruppo nella società. Essere tutti una società unita, indipendentemente da destra, sinistra, 5 Stelle, ribaltati o quant'altro. Guardi, siamo qui, io su questo Posso metto. chiedere Sì, una cosa a prego. Salvati? Prego. Perché per chiarirci su cosa intendiamo sul darci da fare, darci le risposte per portare la gente al voto. Salvati, immagino che il PD abbia messo un sacco di manifesti per le elezioni comunali lo scorso ottobre. E la città era tappezzata. Il PD quanti manifesti ha messo per il referendum della scorsa domenica dicendo andate a votare, votate no, sì, oppure stracciate la scheda ma andate a votare? Lo stesso numero della Lega, mi pare. No, veramente no. Gli unici manifesti che erano fuori erano quelli per il Comitato per il Sì. Io non li ho L'unica visti. tabella riempita in tutta la. Sul Ma, guarda, serio, io a dovresti Trieste girare un po' ce li l'Italia ho e davanti guardare a casa per Serena Bartoli. Ce li ho, e non ho visto uno. Guarda, Dopo le dovresti manderò la girare un foto. Le po', prometto che tornando le manderò la foto. dovresti girare un po' e guardare un po'. No, se avete invece qualche. Voi No, sono curioso di no, ma vedere a questo lo dicevo, Trieste. perdonatemi, No, questo lo dicevo, guardi, vi ho perdonatemi, fatto una domanda perché che secondo me l'ha messa anche in un cul-de-sac, quindi ritorniamo a quello che la dicevo ringrazio per prima, avermela no? posta. A riempirci la bocca di belle parole su oh, che Sì. peccato, la bella gente lontana dalla politica, distante, non va a votare, un disastro. Poi in realtà, quando fa comodo, facciamo in modo che la gente stia lontana dalle urne e non gli diciamo nemmeno che bisogna andare a votare. Perché questo è quello che è Beh, di accaduto. certo. C'era un comitato per il sì che ha fatto la campagna elettorale, che fanno la campagna referendaria per il sì, non c'era un comitato che ha fatto la campagna per il no, facendo eventi, mettendo i manifesti, cercando di fare la promozione per il no. Questa è la verità. Si era Allora, a me sentito sta che, benissimo, dice l'assessore, ritorno a quello che la dicevo gente prima, a me si sta benissimo, va disinteressa. bene anche questo, però almeno poi evitiamo di fare le sceneggiate dicendo oh no, è un problema perché la gente sta lontana dal voto. Perché ha delle parti politiche, e magari in passato, tornando a quello che diceva prima Onze, le è caduto anche a parti inverse. Però tracciamo una linea.
È vero che c'è, ci sono delle parti politiche che di volta in volta decidono che l'estensione fa comodo, salvo poi lamentarsene il giorno dopo. Questa è la verità. Allora, e vi ripeto, ci sono comuni in cui non si presenta il candidato perché sa che altrimenti perderebbe e quindi fa la campagna per dire non andate a votare così forse arriva il commissario e stiamo meglio tutti. Questo è che non va bene. A Salvati no, ora. Su questo, sull'ultima parte, concordo. E, però voglio dire, è oggettivamente riscontrabile, a mio avviso, che oggi come oggi, ma perché sono i messaggi, perché sono che le persone in questa situazione post pandemia, dove francamente non so quante riusciranno per diversi problemi, strutture ricettive che hanno problemi ad avere personale per lavorare, questioni economiche di chi si è trovata senza lavoro, io credo che i problemi delle persone di fronte a un referendum sulla giustizia siano ben altri. Anzi, è a mio avviso le persone che ogni giorno parlano con loro dicono ah, queste sono le priorità che avete voi in politica, mandatevene a. Io sento che le persone che incontro per città mi dicono questo. Parere. Quindi la giustizia per il Partito Democratico non è una priorità. Il primo problema per un'impresa. Beh, in questo momento credo che la priorità sia la questione economica, se posso, la questione lavorativa. C'è sempre altro. No, no, il lavoro io lo dico da anni che è al centro, dovrebbe essere, dell'agenda politica, con le crisi che stiamo vivendo a Trieste. Quindi il primo problema di un'impresa che vuole insediarsi sul territorio italiano non è né quello delle tasse né quello della burocrazia, no, è la certezza sulla giustizia, è il primo problema. Ha già la risposto. Prima cosa che ti chiede un'azienda che vuole insediarsi in Italia è come è messo quel sistema, sulla giustizia, perché quello dà la certezza a chi vuole insediarsi sul nostro territorio, fa economia la giustizia. Poi se voi volete venderla con perché vi fa comodo non raggiungere il quorum, perché così potete mandare a affossare un referendum che non volevate, volete buttarla sul fatto che non serve a niente, quindi non bisogna andare a votare, ripeto, è legittimo, va benissimo, basta che poi non veniate in trasmissione a dire oh mamma mia che brutta che l'astensione, è un peccato, dobbiamo darci da fare per portare la gente al voto. Non è così, avete fatto il contrario, avete fatto in modo che la gente non vada a votare. Ma cioè, non c'è niente di male, eh? Il sistema per come è stato strutturato e le regole per il referendum lo permettono, quindi va benissimo. Basta non dire poi che si vuole fare l'opposto. E che si è una fare polemica che scalda, che accende gli animi. Allora ci dobbiamo però fermare per una breve pausa pubblicitaria. Salutiamo Umberto Bosazzi che è stato con noi ed era già qui questa mattina presto per Sveglia Trieste. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Sapevo dare un valore al grande affetto che comunque sentivo da parte dei cittadini e quindi questo risultato che adesso sta maturando, ormai è quasi definitivo, ci dà due percezioni. La prima, che abbiamo lavorato tanto e le persone quando gli altri lavorano seriamente fanno le cose, se ne accorgono. La seconda è che il tanto parlare di tanti sta a zero, perché qua i cittadini silenziosi hanno detto la loro nel modo giusto, sono andati a votare. E noi li ringraziamo veramente di cuore, perché questo plebiscito io non me l'aspettavo e mi commuove, mi riempie il cuore. Ieri, mentre uscivo da un seggio, una signora in carrozzina mi ha detto Anna, era una vita che non votavo, sono venuta a votare per te per dirti grazie di quello che hai fatto. Io penso che questa sia la risposta migliore che una persona che come me ha dedicato 5 anni e mezzo a curare una città cercando di farla riemergere dalle sabbie mobili, trattandola come la propria famiglia, può sentirsi dire. Uno dei primi impegni che sicuramente ho già avviato peraltro è proprio una rivisitazione con la nuova governance sui cantieri di quella che per noi è essenziale, cioè una rivisitazione del sistema produttivo. È un po' una esigenza di legalità, un'esigenza anche di lavoro per tutti e di eliminazione del dumping salariale e giuridico che determinate scelte comportano. Questo è il primo e io su questo cercherò di impegnare tutte le persone che attorno alla nostra maggioranza ruoteranno, perché è un discorso importante per tutti.
Allora, abbiamo rivisto, risentito le parole di Anna Maria Cisint nel momento, insomma, della vittoria nuovamente come sindaco di Monfalcone. So che dobbiamo salutare i nostri ospiti in collegamento, allora cominciamo con l'assessore. Volevo chiedere, Laura, un'informazione tecnica all'assessore Roberti. Il ballottaggio che avrà luogo fra 2 settimane nei comuni che vanno al ballottaggio, ha lo scrutinio immediatamente alla fine delle votazioni o è il giorno dopo? Adesso mi beccate in castagna, direi non vi rispondo. Ok, grazie. Era quello che mi serviva effettivamente, una non risposta. Allora, Bernardo, ti scrivo domani mattina. Grazie, molto gentile assessore. Benissimo, aspetterò con ansia. Aspetteremo, ringraziamo naturalmente l'assessore Roberti, ringraziamo e coinvolgiamo anche Furio Onsel che è stato con noi finora, lo ringraziamo, insomma ci sono altri comuni di cui magari non abbiamo parlato in questa puntata, che magari voleva, di cui voleva sottolineare il risultato particolare, non lo so, penso al resto della regione. Ma mi sembra, diciamo, interessante. Uno, purtroppo, diciamo, non ne ho già parlato, ed era Cervignano, no? L'area più dell'Udinese, dove appunto la frattura del centro-sinistra, di fatto, no, dove due forze hanno quasi equivalenti, hanno fatto sì che vinca un candidato, come abbiamo appurato, dell'altra parte politica, cioè del centrodestra, con poche decine di voti. Mi sembra interessante, invece, molto interessante, la situazione di Cotroico, che è un altro, diciamo, il più importante comune nell'Udinese, no? Nella circoscrizione dell'Udinese, dove effettivamente adesso penso che loro vadano al ballottaggio, no? Essendo sopra i 15.000, dove appunto è in vantaggio il centro-sinistra, quindi questa è anche una cosa piuttosto significativa. E certamente la situazione a Tolmezzo, che era così turbinosa e che di nuovo lascia, diciamo, una Carnia profondamente in difficoltà, no? La capitale della Carnia con tutti i problemi che magari, diciamo, nell'area di Trieste e Monfalcone si sentono meno, ma di certo sono molto marcati, no? Dello spopolamento, della qualità dei servizi, della difficoltà di fornire servizi di qualità lì dove ci sono. Di nuovo mi sembra che la percentuale dei votanti a Tolmezzo sia, adesso non me la ricordo esattamente, ma di nuovo mi sembra che sia, diciamo, poco. 55%, eccola qui. 55%. Sì, ecco, sì, insomma, diciamo, tutto sommato in un contesto che è molto difficile e che dovrebbe essere proprio un banco di prova, no? Ricordiamo che a Tolmezzo addirittura la giunta ha avuto la giunta uscente e finita per un dissidio interno, no? con le dimissioni in massa dei consiglieri, quindi insomma una situazione estremamente difficile. Anche lì credo che abbiamo una situazione nella quale le due liste, no, che hanno perso, se si fossero messe assieme, no, avrebbero potuto vincere. Quindi ancora una volta vediamo questo piccolo teorema che potremmo formulare, no? Questo piccolo principio che quando, diciamo, una parte si divide vince l'altra. E, ecco, insomma, erano due realtà che valeva la pena di considerare. Poi certo, certamente anche nel Pordenonese ci sono situazioni, diciamo, in piuttosto interessanti, ma insomma qui ci vorrebbe un'analisi molto più approfondita, e non rendiamo giustizia ai vincitori. Allora, ho detto tutto. Sì. Grazie anche a Furio Onsel, grazie a entrambi i nostri ospiti collegati, buon lavoro, buon proseguimento e naturalmente ora buona serata. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci. E fra poco, fra l'altro, noi ci collegheremo anche via telefono con il presidente della regione Fedriga, che insomma commenterà anche con noi i risultati elettorali, e poi dovremmo collegarci anche con Enzo Tondo, no? se ce la faremo, insomma, visto che parlavamo di Tolmezzo. Sarei in grossa minoranza. In grossa minoranza, in questo caso.
Allora, Salvati, tornando invece alle elezioni di Monfalcone, abbiamo visto adesso il successo di Cisinte. Fra poco magari possiamo anche ascoltare quello che ci ha detto la candidata che ha perso, Cristiana Morsolin, che diciamo è stata anche abbastanza propositiva, insomma, per il proseguo del suo impegno all'opposizione. In quella situazione l'abbiamo sentita, insomma, anche abbastanza convinta di poter andare avanti a fare dell'opposizione seria, ma anche di collaborare proprio per il bene di Monfalcone. Insomma, questo è un po' quello che ci ha detto ai microfoni di Gianluca Paladini. Allora, sentiamola insieme. Cristiana Morsolin, che nonostante ovviamente il risultato, l'impegno c'è stato a tutti gli effetti, qui assieme ovviamente tutti quanti comunque per andare avanti in questa serata e stare assieme. Sensazioni a caldo? Ma credo che abbiamo iniziato un percorso, oggi per noi è un inizio di una storia importante del centro-sinistra Monfalcone, un grande risultato. Le persone qui presenti dimostrano l'impegno che c'è stato in questi mesi di campagna elettorale, noi stiamo festeggiando comunque. E l'impegno continua per la città anche all'opposizione in consiglio comunale? Assolutamente, anche il nostro primo punto, noi abbiamo un programma, abbiamo delle idee, le porteremo avanti, le abbiamo condivise, studiate, approfondite, vogliamo una città diversa, nuova, inclusiva, basato sul lavoro, e da qui ripartiamo per costruirla. Ci sono spiragli, secondo lei, di una collaborazione con le forze di maggioranza? Comunque voi ci proverete o comunque porterete le vostre proposte? Noi porteremo le nostre proposte, abbiamo un'idea di città diversa, la vogliamo portare avanti. Gli obiettivi che secondo lei per Monfalcone vanno portati avanti subito, quello che lei avrebbe cambiato immediatamente o quello che comunque proverà a cambiare anche stando all'opposizione? Il primo, riportare al centro della discussione in consiglio il tema del lavoro, questa è la priorità per Monfalcone. Monfalcone è la città con i redditi più bassi della regione, bisogna lavorarci su e parlare di lavoro e poi dare dei servizi. Noi questo avevamo proposto, continueremo a portarlo avanti. Grazie a Cristiana Morsolin e comunque in ogni caso buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro anche a chi ha vinto. Grazie, bravo, grazie Cristiana Morsolin. Allora, queste le parole di Morsolin, no? Che comunque lo vede come un successo anche questa coalizione che è riuscita a raggruppare intorno a sé, anche raccogliendo ad esempio l'esperienza dei 5 Stelle, un po' insomma varie anime del centro-sinistra. Beh, il fatto che comunque abbia un entusiasmo, come dire, e speriamo che riesca a tenerlo, certo, per questi 5 anni, anche perché... penso a Gabrovez, penso alla Cisint, sono persone, ecco, se proprio dovessi fare una sintesi, sono persone, queste che hanno vinto, che alla fine sono state costantemente o comunque hanno avuto sempre una percezione della realtà della loro città, del loro paese, dove in poche parole sono chiamati a fare politica, proprio perché si sono confrontati quotidianamente con i cittadini. In questa maniera, respirando quelli che sono i loro bisogni, quelle che sono le richieste, a mio avviso, quando si dice... c'è qualcuno che dice si è sempre in campagna elettorale, inteso in questa maniera, ovvero nel fare, nello stare ogni giorno sul pezzo, sì, allora è giusto essere sempre in campagna elettorale, non inteso invece nella maniera, nell'accezione negativa, quella di fare sempre proclami, no? Quindi credo che quando si lavora bene, quando si costruisce, quando si portano delle proposte che anche l'altra parte è capace di riconoscere come delle buone proposte, a mio avviso si fa comunque il bene di tutta la comunità e alla fine gli elettori te lo riconoscono. Questo allora, c'è anche, ci sono diversi messaggi che arrivano. Ce n'era uno ora prima che prendeva, secondo me, un punto interessante anche di discussione, per amore al cielo.
che è quello relativo alla persona, no? Dietro alla candidatura, cioè esatto. Chi aveva scritto prima aveva detto io ho votato la persona prima, anzi più che il partito, può valere per Cisinto come può valere per Gabrovès, per chiunque insomma abbia vinto in queste elezioni, cioè più che andare a dare un, scusate il gioco di parole, a dare un, a fornire un voto a quello che è un'idea di coalizione o un'idea di partito, ho valutato il lavoro svolto nel caso di Cisint, ho apprezzato le idee proposte dal singolo candidato, che può essere il caso di un nuovo eletto e non una riconferma, anziché andare a guardare il partito. E non è banale anche poi in questo modo ritagliare una giusta dignità al civismo, cioè ad andare a premiare soprattutto nei comuni più piccoli quello che è l'impegno della singola persona. Lì forse c'è la spaccatura con il partito tradizionale che c'è in tutti i comuni, perché lo abbiamo visto a Trieste, come lo abbiamo visto nei comuni con meno abitanti in Friuli, no, Venezia e Giulia, dove c'è magari la volontà di dare una fiducia a una persona, ma non sentirsi agganciata all'idea di un partito, perché magari i partiti, quelli tradizionali che abbiamo conosciuto negli anni, insomma, che conosciamo tutt'oggi, esistono, hanno fallito in qualche modo. E quindi c'è questa disaffezione alla politica che io trovo giustificata per molte cose, e invece di pari passo c'è la volontà di dar fiducia a una persona. Questo in alcuni comuni è stato preso in considerazione, in altri no, in altri invece si è scelto di non votare perché né persona né partito convincevano. Allora, intanto ci siamo collegati con Renzo Tondo, buonasera. Allora, no, non riusciamo a sentirlo, vediamo se accendi riusciamo a sentire Renzo Tondo, che però vediamo in collegamento. Vediamo. Sento adesso? Eccoci, sì, perfetto, benissimo. Buonasera, grazie di essere buonasera, qui. Buonasera a tutti. Allora, stavamo commentando anche con la presenza di Mirko Martini, oltre che di Luca Salvati, i risultati elettorali. Qual è il risultato che insomma l'ha colpita maggiormente? Immaginiamo anche quella, la situazione di Tolmezzo. Ma intanto ovviamente la situazione di Tolmezzo è una grande soddisfazione, perché dopo due legislature il centrodestra riconquista il comune e lo riconquista alla grande, con un candidato indipendente, un imprenditore. Vicentini è un'ottima persona e quindi un bel risultato. Poi sentivo un attimo fa la valutazione sui partiti. È vero che oggi si cerca molto di più le persone, ma secondo me è colpa anche del fatto che abbiamo creato un clima attorno ai partiti negativo. Insomma, i partiti sembrano quasi che siano per definizione delle associazioni negative. Non dimentichiamoci mai che i partiti sono previsti dagli articoli della Costituzione come elemento di creazione e catalizzazione del consenso. Quindi secondo me ridare spazio ai partiti diventerà comunque fondamentale, anche perché molte delle divisioni che sono registrate sul territorio sono dovute proprio a personalismi non gestiti dai partiti. Poi torno a bomba, quindi soddisfazione per Tolmezzo. Mi ero illuso di poter vincere al primo turno a Gorizia, pur sapendo che non era facile. Eravamo tutti straconvinti della piena in fiume Cisin, dove comunque noi con l'Italia è riuscita a fare una presenza in consiglio comunale. A Gorizia la faremo ugualmente, se ovviamente, come spero, vinciamo. Due ottimi risultati per noi con l'Italia, che è un partito nuovo, a Ronchi dei Regionali e a Duino, dove superiamo il 5%, ma purtroppo i due candidati di centrodestra perdono e quindi probabilmente non mettiamo il consiglio. Però oggi sono in grado di poter dire che noi con l'Italia in regione è un partito che supera il 3% e quindi può ambire al proporzionale. Quindi è soddisfacente insomma da questo punto di vista, in particolare poi nel caso di Monfalcone e nel caso di Gorizia, perché a Gorizia insomma il ballottaggio ora è tutto da giocare. Tutto da giocare, il nostro impegno sarà determinante, mi rocherò più volte a Gorizia perché credo che vincere quel comune sarà significativo anche in virtù di ciò che ci aspetta il prossimo anno in regione. Ecco, questa è una prospettiva di cui abbiamo parlato, è stata evocata più volte, no, nel corso della nostra diretta, questa delle regionali, vero? Anche prima con gli ospiti in studio. Sì, di certo le regionali sono importantissime. Noi con l'Italia, e ringrazio qui Renzo Tondo, l'onorevole Noi con l'Italia in Parlamento, sarà presente alle regionali, vuole essere presente alle regionali.
è un partito in costante crescita, perché bisogna dirlo, è un partito che in questa regione è in costante crescita, dal risultato che ha portato a me in consiglio comunale a Trieste, oggi vediamo che il trend è crescente, quindi significa che riusciamo a parlare ai cittadini e vogliamo essere quel partito, e per questo prima mi ero così tanto arrabbiato della disaffezione, no? Vogliamo essere quel partito che riporta la politica vicino ai cittadini, per questo candidiamo neofiti della politica, candidiamo soprattutto giovani. Renzo Tondo rappresenta quella che è l'esperienza, una ottima esperienza di governo, io rappresento quello che è l'entusiasmo e la volontà di crescere anche all'interno della politica. Allora, è già arrivato il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, credo sì, allora ci fermiamo ancora un attimo, poi ci rivediamo ancora insieme, insieme anche in collegamento con Renzo Tondo per le ultime battute. Fra poco telefoneremo anche al presidente Fedriga, che era appunto disponibile per un commento su questa tornata elettorale. Fra pochissimo. Riprendiamo la parte finale di questo ring speciale elezioni, allora siamo sempre in collegamento con il parlamentare Renzo Tondo che è appunto in collegamento con noi per commentare i risultati, ma così fuori onda stavamo un po' discutendo della disaffezione, no? degli elettori per il voto, in particolare si è visto, l'abbiamo detto un po' tutto il giorno nel caso del referendum, però anche per le comunali in molti casi insomma non si è andati oltre il 50%, no? Mi è consentito fare una considerazione sul referendum. Prego. Sì. La lettura, la vulgata generale è che ha votato il 20% e non ha votato l'80%. Ma se noi andiamo a guardare i voti delle comunali, ci accorgiamo che ha votato il 50-55%. Quindi, se vogliamo essere onesti, la differenza non è tra 80 e 20, ma è 55 e 20. Perché comunque ha votato il 55% delle persone, non il 100%, quindi significa che il 20% non ha voluto votare, ma solo il 35% non ha votato, perché l'altro 45% era comunque il 45% che non è che non ha votato il referendum, non ha votato proprio. E non è proprio andato alle urne, insomma, è proprio andato da altre parti, al mare o in Osmizza, come si diceva prima. Dire che il referendum è stato respinto dall'80% dei cittadini, secondo me è politicamente sbagliato. Il referendum è stato respinto dal 30-35% dei cittadini. Tutto il sistema è stato respinto dall'altro 45%, quello che è rimasto a casa anche quando si trattava di votare i sindaci. Così, una considerazione, poi sì, la lascio, sì, certo. Perché poi lascio a Mirko lo spazio, io trovo lo spazio ai giovani. Buona serata a tutti. Grazie al parlamentare Renzo Tondo, grazie di questo collegamento. Allora Mirko Martini è d'accordo con questa analisi di Renzo Tondo riguardante proprio le cifre? Cioè è un'analisi di tipo matematico più che di tipo politico. Dobbiamo riportare i cittadini a votare e dobbiamo riportarli vicino a quella che è la politica. E come lo si fa? Lo si fa facendo poche promesse e portando veramente i fatti. Io in questi giorni sono andato, c'era un gruppo di cittadini che mi chiedeva una risposta su una strada, su una stradina, e sono arrivato lì e mi sono trovato una problematica importante, perché non si riusciva a capire di chi fosse questa stradina. Io non ho fatto false promesse, non ho detto lo risolverò domani non presentandomi più, ho detto guardate, la problematica è complessa, io voglio aiutarvi, datemi il tempo di farlo. Cioè, il giorno dopo sono subito andato presso gli uffici del comune a chiedere le prime risposte, ho mandato le mail alla polizia locale e ti ho detto ci servirà del tempo, io non vi do risposte né immediate né vi prometto che si riuscirà ad arrivare a una soluzione. Di certo la promessa è che me ne occupo. C'è l'impegno, insomma, esatto. A tentare di risolvere. Forse Martini, questo è, adesso giusto per aprire un po' la discussione, forse questo è il passaggio che arriva tardi, nel senso che
vuol dire che c'è una sommatoria di problemi a cui la politica nel tempo non è riuscita a dare risposta, e ora si corre al riparo del dire mi impegno per risolvere il problema, ma i problemi se ne sono accumulati troppi per poterli risolvere tutti adesso. Forse è anche questo un po' uno spunto di riflessione, non dico che sia per forza così, però si deve tener conto anche quello che non si è fatto prima per giustificare il dove si è arrivati oggi. Il punto è che io non c'ero prima. No, ce l'ho assolutamente con lei, ci no, mancherebbe. Era un io ragionamento prima, più generale. Ce l'ho con Salvati. Va sempre bene. Ce l'abbiamo con Salvati. E per tutte le... Vabbè, ma però per l'anagrafe è più che altro. quella a mio favore. Più per quello che per altro. Salvati politica... era consigliere provinciale, quindi qualcosa... quindi, c'ero prima, qualcosa... E da lì hanno abolito le province. Faccio un'altra battuta. Qualcosa avrebbe dovuto fare anche lei, insomma. Cioè, sei finito nella trappola. Dopo Martini spiegherò qual è, secondo il mio punto di vista. No, ripeto. Sto scherzando, Salvati, ci mancherebbe. Una volta i partiti, e ricordo, ho parlato con questo, e lo dico spesso qui a Tele4 con il sottosegretario, adesso mi sfugge il nome perché è tardi, Tabacci, con il sottosegretario Tabacci ho conversato a lungo su questo. Lui mi diceva la DC era talmente vicina al cittadino che in una città come Trieste avrebbe avuto la sezione rionale. A Rozzolle era. Ecco. Addirittura. E questo portava continuamente il cittadino. Oggi i partiti stanno poco sul territorio, molto sui social, quando dovrebbero stare molto sul territorio e poco sui social. Dovrebbero fare il contrario, insomma. Prego, Salvati. Prendo il volo. Il finanziamento pubblico ai partiti, che tanto, ahimè, è stato tanto, no? Soprattutto dai 5 Stelle, abbiamo fatto dell'antipolitica, poi la politica, e alla fine è stato abolito, però era grazie al finanziamento pubblico dei partiti che per decenni e decenni determinati, non solo la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Comunista, avendo le sezioni, diventavano quelli che oggi chiameremmo degli infopoint, e questo dava sicuramente la sensazione al cittadino di potersi recare da quello che ormai diventava l'amico che trovava dentro. Secondo luogo, perché in secondo luogo l'altro problema che io rilevo, in virtù di quello che diceva Gullotta, del fatto che si arriva troppo tardi. Si arriva troppo tardi perché? Perché in una società dove i nostri genitori, se non i nostri nonni, erano abituati a vedere un miglioramento della loro situazione, adesso quello che stiamo assistendo della società è quello che stiamo assistendo inevitabilmente. Essendo arrivati ad un livello di benessere talmente alto che difficilmente si riesce ad andare oltre, vediamo solo che il declino dato dall'inciviltà. Perché più che andare oltre non si vuole tornare indietro. Che il tornare indietro non vuol dire, almeno credo che lei intenda, non vuol dire un tornare indietro dal punto di vista di un tornare indietro sano, cioè quindi comunque cioè una progressione, far sì che la spinta che abbiamo dato alla tecnologia la possiamo rimodulare, ma per vivere meglio, quello che eravamo abituati. Ma il problema è questo, che noi vediamo dei contratti e quindi dal punto di vista lavorativo, cioè c'è un peggioramento della situazione che inevitabilmente il cittadino attribuisce, anche giustamente, alla politica. Ma a me viene da dire, lo dico con una serenità, la politica non ha più, come una volta, tornando alla DC, i partiti di quel tempo controllavano l'economia, ormai si è aperto il varco ed è l'economia che comanda sulla politica, purtroppo. Questo, ahimè, e non, in questo momento non saprei neanche dire quali potrebbero e dovrebbero essere le proposte da mettere in piedi a livello così strutturale per tornare indietro, come diceva lei. No, io non dicevo affatto di tornare indietro. Che stavo dice dicendo consigliere Salvati? Andiamo a vedere oggi, quando il politico ha una problematica reale, alza la cornetta, mettiamo il caso, adesso non andiamo sui casi specifici di Trieste, mettiamo il caso che abbia un problema con Luxottica, alza la cornetta, chiama Del Vecchio. Ha un problema con una sede di Nokia qui in Italia, alza la cornetta, trova dall'altra parte un fondo
che non deve fare niente di più, niente di meno che gli interessi dei suoi investitori. Quindi non ha di fronte una persona con cui ragionare, con cui confrontarsi. Un interlocutore. Ha un interlocutore che fa un muro e dice: se a me conviene fare così, o tu me lo rendi economicamente più conveniente, però altrimenti io non ho nessun legame con te. Però tu politica devi farlo questo. Sì, ma il punto è che quali strumenti ha la politica per rilegare questo in un mondo globalizzato dove veramente hai fondi che valgono più dello Stato italiano? Non stiamo... interessa fare margine, vabbè, questo è... qui, che armi hai contro questi? Se non le armi di tipo legislativo. Allora, qui, però, allora questo gioco non vale per quando si delocalizza. Esatto, ma questo è un grande problema. Ed è proprio il caso d'attualità, infatti, no? Lo stiamo vivendo in questo periodo. Alla Flex o alla caso Principe, Flex, insomma, Principe alla Flex. Il Consiglio Comunale di Trieste si è espresso con due mozioni, se non ne basta una, e in maniera unanime, eppure non si riesce a trovare una soluzione. Ma perché non credo che sia la leva del Consiglio Comunale di Trieste a far cambiare idea alla Flex. Vero. La Flex, nel momento in cui vede una condizione migliore in un altro paese, ha torto o ha ragione, non voglio discutere perché, per l'amor del cielo, non è questa la sede, non ne ho io le competenze, però il mercato economico vuole che se io in un paese ho una tassazione alta, ho delle condizioni sfavorevoli e in un altro sono favorevoli, vado nell'altro paese. Ripeto, non sto giustificando a danno del territorio. Dove quindi potrebbe intervenire? Però ecco lì dove può intervenire la politica, nel cercare di creare le condizioni, e questo vale anche per il Comune di Trieste, quando si dice: ah, il Comune di Trieste è solo supermercati, solo quello. Ma sono le condizioni che crea la politica ai vari livelli a poter agevolare l'insediamento di un'azienda o agevolare il lavoro in un territorio. Se la politica non lo fa, si sceglie la miglior condizione. Allora, prego, prego, Salvati. Sulla Flex, giusto così, ma sì, l'avete detto sicuramente, ed è giusto quello che ha appena detto Gullotta, la Flex, quello che mi sta mettendo su, non è perché è in crisi, ma è per fare maggior profitto. Quindi tornando al questo, fino a 10, 20, 30 anni fa, quando un'azienda andava in crisi era perché era in perdita, non era per... E già questo è una degenerazione, a mio avviso, dell'economia e di come poi della contrattualistica, tutta una serie di cose, della delocalizzazione. Poi sulle piazze di Trieste, adesso so che il consigliere Martini la vedrà come una stoccata, però è un dato. Noi in 20 anni, se non di più, dai, mettiamo di più, così abbracciamo un po' tutti i colori politici, a Trieste abbiamo perso pian pianino tutta una serie, tutto per quanto riguarda il manifatturiero. L'abbiamo perso, quindi anche tutto, per esempio qua si potrebbe aprire tutto il ragionamento sull'allegato ottavo, quindi la trasformazione del prodotto per avere, quindi il valore aggiunto da dare alla città. I contratti del turismo, che io sono fortemente d'accordo sul turismo che stiamo avendo a Trieste, i contratti però del turismo non sono quelle persone che poi spendono nella nostra città, sono dei contratti poveri per chi lavora nel turismo. Noi dobbiamo essere capaci, oggi l'ultima filiera rimasta a Trieste è quella del caffè, basta, non ce n'è. Adesso vedremo BAT, ecco, questo sì che noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, però, è un ottimo essere interessante, esatto, come investimento, ma noi siamo andati a depauperare pian pianino il nostro territorio, questa è la realtà. Io sono convinto che il modo più migliore per attrarre è dare persone capaci di lavorare bene ad alto livello. Per esempio BAT arriva qui per produrre farmaci e quindi andrà all'Università di Trieste nella sede di farmacia o di CTF a fare scouting e a prendersi i farmacisti migliori o i tecnici migliori per quanto riguarda il mondo della farmacia. Io credo fortemente che bene il turismo, ma non deve superare il 30% dell'economia totale della città. Il 70% deve essere fatto da quella che è la grande capacità italiana, che è quella di trasformare i prodotti, vendere prodotti di altissima qualità. È inutile che noi ci mettiamo a competere a far sedie da un euro, che i cinesi le fanno che costano meno di noi. Noi dobbiamo vendere capacità di progettazione, perché i nostri ingegneri sono i migliori del mondo,
c'è poco da fare, è un dato. Nonostante siano i meno pagati. I meno pagati. Sono i meno qualche tempo fa qualcuno l'ha detto anche. Però lì, lì c'è il tema della concorrenza, perché anche a Manzano, se non sbaglio, c'è il famoso distretto della sedia. Sì. Ma lì costruiamo le sedie migliori del mondo. Ho capito, ma la gente vuole la sedia migliore del mondo o vuole la sedia meno costosa? Ci sarà un mercato per la sedia meno costosa e un mercato per la sedia migliore del mondo. No, queste sedie sono le migliori del mondo. Non lasciatemi commentare le sedie di Tele4, perché potrei ritrovarmi in strada domani. Ma neanche quella del regista. Non fate detto di Tele4, cioè proprio voglio farmi del male quest'oggi con l'azienda. Allora, tornando invece ai risultati elettorali, non abbiamo ancora fatto in tempo a rivedere quelle che sono state le dichiarazioni, no? Dei vincitori, abbiamo sentito Anna Cisint. Abbiamo modo di sentire il presidente, adesso aspettiamo la non regia, lo so, se c'è qualche appunto, non è ancora collegato con noi, volevo appunto risentire le parole che ci hanno detto sia Igor Gabrovets che Daniela Pallotta durante la nostra diretta, poi Martino, vediamo se riusciamo. Io vorrei dare un dato su Gorizia. Sì. Rodolfo Di Zeverna è riuscito a fare quel risultato ottimo, direi, sì, dove erano tutti contro uno. L'ha detto anche durante la nostra diretta, no? Sia ben chiaro, li aveva tutti contro uno, no? E li avrà tutti contro, e quindi io vorrei fare i miei complimenti in maniera pubblica al sindaco, perché significa che ha governato bene, veramente bene. Quando li hai tutti contro a Cuneo è difficile uscirne. Infatti. Allora, intanto sentiamo Gabrovets, poi sentiremo. Federica. Allora sentiamo subito il presidente. Buonasera, presidente Federica. Buonasera a voi. Grazie del collegamento. Allora, un commento a caldo sui risultati delle elezioni comunali, a cominciare da quelle più vicine a noi, non soltanto quella appunto di Duino Aurisina, l'unica in provincia di Trieste, ma anche Monfalcone e Gorizia. Beh, penso che in generale a livello regionale il centrodestra ha avuto un'ottima affermazione, anche conquistando comuni che non erano prevedibili, penso a Lignano, che seppur con pochi voti è stato preso, ma penso a Cervignano, che è stato un ottimo risultato, e per non parlare di Monfalcone con un risultato storico dove un sindaco che ha votato molto bene alla Cisint, una coalizione di centrodestra, ha preso più del 70%, quindi sicuramente un risultato più sopra ogni aspettativa. Faccio complimenti a Gabrovets, oltretutto, per quanto riguarda Duino Aurisina, faccio in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere. Sono contento, ecco, penso che possiamo essere soddisfatti come coalizione, molto soddisfatti, adesso è da lavorare ovviamente, perché io continuo a dire ai sindaci eletti di qualsiasi colore politico che è il momento più difficile inizia dal giorno dopo le elezioni, quindi faccio in bocca al lupo a tutti per un lavoro proficuo, e ovviamente la regione con tutti i comuni vuole ed è interessata a lavorare per far crescere le rispettive comunità. Presidente, è vero che ha telefonato subito dopo anche l'ufficialità, insomma, in realtà non era ancora ufficiale il risultato, ma ormai i numeri parlavano chiaro, a Cisint per complimentarsi e per dirle insomma, che addirittura ha esagerato in questo suo exploit. No, sì, gli ho fatto una battuta, ho detto, ti ho detto di vincere, non di eliminare le opposizioni, ho detto vincere però con questo numero. Ho fatto una battuta perché ho avuto veramente un risultato. Io sapevo, cioè io vivendo a Monfalcone, andando a Monfalcone spesso, capivo un apprezzamento molto importante da parte dei cittadini di Monfalcone verso Anna Cisint, verso l'amministrazione comunale, però penso nessuno si aspettasse un risultato così eclatante. Sono molto contento perché quello che ho detto ad Anna è stato che non è stato frutto questo numero di una buona campagna elettorale, ma di 5 anni di buona amministrazione. Questo penso che sia la più grande soddisfazione, perché si mette a disposizione la propria comunità e penso che abbia fatto molto bene, che abbia cambiato veramente non fai come, e i cittadini evidentemente hanno apprezzato moltissimo. Buonasera Bernardo Golotta, volevo fare questa domanda più che una curiosità. Anna Maria Cisint ha vinto con un largo margine anche grazie alla civica che porta il suo nome. Volevo fare un po' quello che potrebbe essere il parallelo del futuro con la lista del presidente per le elezioni regionali, un suo pensiero. No, non lo so che voti prenderà la lista Federica, ma ci sarà la lista Federica, questo posso dirvelo. Penso sia utile proprio perché quando parliamo di amministrazioni, e quindi c'è anche l'elezione diretta, penso del sindaco, così come del presidente della regione,
penso che c'è un'area politica, se non un falcone, perché il centro-destra non ha il 72% un falcone, ma che apprezzano l'amministrazione, quindi è necessario dare un'opportunità di voto al di fuori dei partiti tradizionali, perché magari se altre persone che magari votano altre forze politiche legittimamente, perché hanno idee diverse sulla politica nazionale, vogliono invece dare un contributo a un'amministrazione che ritengono positiva. E quindi penso sia utile per tutta la coalizione di centrodestra che ci sia la lista Federica, che possa dare questa opportunità agli elettori che vorranno nel 2023 votare la coalizione, ma non si trovano rappresentati nei partiti tradizionali di centrodestra. È un valore aggiunto, ecco, non una diminuzione di nessuno. Sì, sì, certo, no, non parlavo affatto di sfiducia, era più una situazione che potremmo rivivere il prossimo anno, cioè quella di andare a puntare più sulla persona che sul partito, anche perché poi la Lega è arrivata subito dietro a Monfalcone con 1258 voti, ben sopra gli altri alleati e sopra anche agli avversari, perché il Partito Democratico ne ha preso 883. Quindi diciamo che sia la Lega che la lista del sindaco, in questo caso Cisint, hanno viaggiato in qualche modo di pari passo. No, poi oltretutto, guardi, ha fatto un ottimo esempio, perché la lista Cisint è la dimostrazione che non toglie nulla alle altre forze politiche, ma porta di più, perché adesso credibilmente il centrodestra, Monfalcone, quanto può avere il 50%, esattamente i voti che in più gli ha presi la lista Cisint per arrivare al 72%. Quindi circa siamo su quelle cifre là, quindi veramente rappresenta un valore aggiunto senza togliere nulla a nessuno, proprio perché secondo me va a intercettare una parte di elettorato che, ribadisco, in questo caso ha apprezzato molto l'operato di Anna Cisint, probabilmente non si rispecchiava nei partiti di Italia centrodestra, ma voleva dare il suo voto legittimamente ad Anna Cisint. E quindi quando ci sono buone amministrazioni, penso che le liste diciamo che rispecchiano il candidato sono molto utili, e oltretutto qua, come nel caso sia del comune che della regione, quando c'è l'elezione diretta del sindaco o del presidente, è chiaro che siamo di fronte a un voto che guarda molto la persona candidata, sì. Che è determinante quella rispetto delle elezioni politiche, dove purtroppo, scusi, questa è mia considerazione, non abbiamo l'elezione diretta del presidente del Consiglio, certo. Cosa che forse sarebbe utile anche per dare stabilità e far scegliere i cittadini di fare presidente del Consiglio per 5 anni. Certo. Potrebbe portare più alle urne, più elettori, anche questo cambiamento eventualmente, secondo lei? Beh, non c'è dubbio, perché anche la capacità di essere realmente incisivi e non conoscere dopo il voto chi sarà il Presidente del Consiglio, ma conoscerlo prima per sceglierlo, secondo me può essere sicuramente un ridare importanza al corpo elettorale e aiutare anche il cittadino a sentirsi consapevole della scelta. Perché tante volte, ma non, questo lo dico, guardi, perché io sono proprio contrario a chi vuole fare facile demagogia. Però anche le stesse forze politiche non sanno prima come sarà conformato il Parlamento e quale maggioranza sarà possibile costruire, perché dopo l'impegno per costruire la maggioranza serve da parte di tutti, perché altrimenti sarebbe un continuo tornare alle elezioni. Già la legge elettorale è complicata, quella che c'è oggi, perché c'è una parte di elezione maggioritaria e una parte, e quindi con i collegi uninominali, una parte due terzi proporzionale. Voi capite che una situazione del genere rischia di creare numeri molto confusi. Quindi i partiti politici prima non lo sanno, se invece se fosse per me, inviterei tutte le coalizioni a indicare prima chi sarà il Presidente del Consiglio, il proprio candidato Presidente del Consiglio, così avere, seppur non essendoci un sistema maggioritario per legge o per Costituzione con l'elezione diretta, però indirettamente, almeno negli intenti, perché dopo i numeri chiaramente sono dati da quello, però negli intenti almeno il cittadino può avere un'idea un po' più chiara per votare. Grazie Presidente. Grazie al Presidente Massimiliano Fedriga. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie, buona serata. Siamo in conclusione ormai di questo nostro appuntamento. Contrario Mirko Martini su questa. Io sono fortemente contrario alle elezioni di primo livello e sono favorevole alle elezioni di secondo livello. E queste non portavano i cittadini lontani dalla politica, ci sono sempre state. Evitavano la litigiosità dei partiti, non creavano schieramenti, non creavano frizioni, anzi. Tutti i partiti collaboravano per quelli che erano i programmi e discutevano di programmi, discutevano di idee.
Legare il Presidente del Consiglio al Parlamento era quello che voleva fare Renzi con la sua riforma, mm-hmm. e gli italiani l'hanno già stroncata. L'hanno già bocciato. Beh, sì. Delle concause, però. Sì, però è in maniera molto chiara. Quando tu leghi l'esecutivo con il legislativo, togli potere al legislativo. Si può fare un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, però si bisogna lasciare in capo al Parlamento la possibilità di sfiduciarlo, mandarlo a casa e sceglierne un altro. Non ci vedo nulla di male in questo sistema costituzionale e democratico. Io, sebbene questa posizione sia totalmente magari contraria a quello che è il sentimento comune, io sono convinto che il buon senso non deve lasciare spazio al sentimento comune, e sono contrario alle elezioni di primo livello anche per i sindaci. Io le farei solo nei piccoli comuni. In un comune come Trieste lascerei tranquillamente le elezioni di secondo livello, e qualora il consiglio decidesse che la giunta non funziona, manda a casa la giunta, si fa un'altra giunta e il consiglio rimane nel suo posto, perché l'organo che si va a votare, e questo lo sanno in pochi, è come nel Parlamento, è il consiglio, è il consiglio, cioè, la prima cosa che tu voti, la giunta è nominata. A Gorizia cosa si è votato? Il consiglio, perché il sindaco non si voterà più avanti, però il consiglio sei più o meno, sai già come sarà composto. Meno dei posti di maggioranza. Allora, siamo in chiusura. Grazie a Mirko Bartini e grazie a Luca Salvati per essere stati con noi. Grazie anche a Bernardo Gulotta. Grazie a te, Laura. Grazie e buona serata a tutti.